al vostro servizio. Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso. Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo delle pensioni per fare un po' il punto della situazione, che cosa cambierà nei prossimi mesi. Ci sarà questa novità di un aumento delle pensioni minime come prospettano più quotidiani, giornali in questi ultimi giorni, e lo vedremo anche con il nostro ospite. Sentiamo un esperto, un economista, il professor Fabio Fortuna. Benvenuto professor Fortuna. Allora, partiamo da questo aspetto che riguarda insomma il possibile aumento per le pensioni minime dal 1 maggio. Sindacati dicono non siamo stati avvertiti, in qualche modo prendono le distanze, però di fatto se dovesse avvenire ci sarà un minimo incremento per quanto riguarda le pensioni minime. E qual è il suo giudizio? Beh, è un po' una sorpresa, nel senso che non era annunciato, ma evidentemente il fatto che l'inflazione e quindi il conseguente potere d'acquisto ridotto non vedano una soluzione immediata e anche l'entità delle pensioni minime, che è aumentata, ricordiamolo, è a 572 euro, ma insomma rimane sempre modesta, forse spingerà il governo nel Consiglio dei Ministri annunciato il 1 maggio ad aumentare del 2,7% le pensioni minime di circa 11 euro. Questo aumento era previsto per gennaio 2024, potrebbe però effettivamente essere anticipato. Sì, non è moltissimo, ma un minimo di aiuto, guardandolo su base annuale, non mensile, può darlo. Certamente il discorso della bassa entità delle pensioni minime rimane, ma per portarle più in alto ci vogliono le risorse, è sempre quello il problema. Ecco professore, un altro elemento di cui abbiamo parlato anche la prima parte, insomma queste differenziazioni che ci sono in Europa di fatto. In Italia a 67 anni si va in pensione, poi è possibile andare prima anche attraverso delle altre strade che bisognerà vedere se verranno confermate. In Francia ad esempio c'è stata tutta una polemica per i 64 anni, insomma bisognerebbe uniformare un po' in tutto il vecchio continente la questione pensioni, altrimenti ci sono dei divari anche poco comprensibili tra una persona di un paese rispetto all'altro all'interno della stessa Unione Europea. Questo è un discorso che vale un po' a tutti i campi, la tanto decantata integrazione europea in realtà stenta a realizzarsi, lo vediamo nelle cose quotidiane, anche per le pensioni. Indubbiamente si potrebbe avere un riferimento più attendibile a livello europeo che possa dotare di omogeneità il trattamento dei lavoratori che giungono alla fine del loro percorso lavorativo. In Italia rimangono i 67 anni e i 20 anni di contributi per andare in pensione e questo rimane inalterato anche perché c'è un discorso di spesa pubblica purtroppo, nel senso che aumentando il numero di pensionati e diminuendo il numero dei giovani, anche delle nascite, in prospettiva il discorso delle pensioni si fa sempre più delicato, per cui bisogna un po' guardare le cose sotto tanti aspetti. 67 anni è comunque un limite accettabile, anche se in alcuni paesi europei, tra cui la Francia, il limite è inferiore. Per quanto riguarda gli anticipi pensionistici, ci sono varie strade, alcune probabilmente verranno confermate. Secondo lei qual è quella più significativa ed importante, da Opzione Donna all'Ape Sociale? Vanno tutte quante rilanciate o bisogna fare un po' più di chiarezza, magari nel medio e lungo termine? Vanno rilanciate, Ape Social a mio giudizio deve essere rafforzata con un ampliamento delle categorie di lavoratori usuranti, in modo che dell'Ape Sociale possano usufruire lavoratori in maggior numero. Opzione Donna è molto criticata la variazione che è stata fatta, portando il limite minimo a 60 anni e che può diminuire a 58 se si hanno due figli, a 59 se se ne ha uno soltanto, una decurtazione, ricordiamo, di circa il 30%. Quindi Opzione Donna ha scarso appeal, scarso successo in questo anno 2023, almeno così si profila l'orizzonte. Stesso destino per quota 103, che ha un numero di destinatari, ricordiamo quota 103, la somma tra età anagrafica 62 anni, 41 anni di contributi,
perché ha una scarsa platea interessata da un meccanismo di questo genere. La più ampia è quella di quota 100, che poi però ha determinato anche problemi di spesa pensionistica. Quindi non abbiamo al momento soluzioni ottimali, ma certamente la flessibilità, cioè la possibilità che deve essere concessa al lavoratore di andare in pensione prima dell'età canonica senza eccessive penalizzazioni, secondo me è una possibilità che va assolutamente tutelata. La famosa quota 41 sembra sempre attuale, si è detto che prima della fine della legislatura il governo dovrà inserirla, ma c'è il problema, il solito problema delle coperture, perché quota 41 determina poi una necessità di coperture, le risorse sono sempre insufficienti, vedremo come andrà a finire. Quota 41 mi sembra una buona soluzione, a condizione che la finanza pubblica la possa reggerla. La questione generazionale è poi un altro problema, lei ha contatto con tanti giovani, quale sarà la pensione per i giovani del futuro? Perché se ne parla poco, in realtà bisognerebbe già da ora educarli e anche intervenire, ad esempio anche attraverso il rilancio dei fondi di previdenza complementare. Che cosa fare, professore? Non c'è dubbio, per i giovani la pensione diventa quasi un miraggio alla luce del fatto che la famosa, per esempio la famosa generazione 80 ha un percorso lavorativo spesso frammentato, con una contribuzione, oggi abbiamo il metodo contributivo come è noto, bassa, e in prospettiva l'avvicinamento della pensione non è visto con grande prospettiva. Io credo che la pensione integrativa sia una soluzione ancora poco praticata, deve essere migliorata questa possibilità, magari rafforzando le agevolazioni fiscali, rilanciando la previdenza integrativa, e poi comunque lo Stato deve assicurare anche ai giovani una prospettiva nel momento in cui non potranno più svolgere regolarmente la propria attività, anche perché è la nostra Costituzione che prevede che la retribuzione, anche quando poi il lavoratore non è in grado di fornire più la propria attività lavorativa, debba essere comunque assicurata. Quindi per i giovani c'è preoccupazione, potenziamo la previdenza integrativa, studiamo bene tutti i collegamenti, è un discorso difficile ma bisogna portarlo avanti. Grazie davvero al professor Fabio Fortuna, economista. Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.